3 stella. Aspetta, lo devo ancora fare. Ah no, 2-3 stelle al contrario. Tu dici, io devo correre da te. Eh sì. Ah, è vero, aspetta. Un, due, tre. Mi guardi? Ma mi devo girare, come faccio certo, poi a ti vederti? giri. Un, due, tre, stella! Sì, vabbè, ciao, okay. Non mi viene bene. Vabbè, dai, partiamo. Sì. Dammi tu il via. Si facilita anche la città. Sì, perché anche il gas. Che me ne vado. Ma venite anche. Dice anche lì davanti, intorno a me. Sarebbe forse sbagliato. Ma è anche a me. Sì. Lasci una volta. Non si dice che c'è. Sì, c'è. Però ti puoi dire che si va a leggere. Aspettiamo un minuto e poi iniziamo. Inizia. La presentazione. Vai. È la finita la faccio io. E che la devo fare io? Ecco a voi il signor. Ecco a voi il signor Roberto di Zia. Fuori qua. Ah, no, applausone. Allora, voi dovete, quando finisco di parlare, fate l'applauso, secondo, anche se non ho detto niente. Ecco a voi Roberto di Zia. Versi, diversi, inversi. Il tasso tassa, la scrofa grugnisce. Il cavallo nitrisce col sale e fa il nitrato di sodio. Lo scoiattolo squittisce, ma non diti che è come il topo che si monta la testa. Il cammello sbuffa, la pecora bella, la gallina coccodeizza, il cane abbaia, il ghiro dorme, il bue muggisce, la mucca quindi, secondo me, buisce. Il gatto miagola, il toro squattisce, ma non dite che è come uno scoiattolo che si monta la testa anche lui. Lo scarafaggio corre, se non corre lo scarafaggio fa prata. L'aquila grida, la cornacchia gracchia, si dà la macchia perché si chiama fracchia. Questa faceva rima. La iena ride, perché fuma marijuana. Il picciolo intuba, ma non fa l'idraulico. L'asino raglia, il tacchino fanno così, la serpe sibila, la rana gracchia, il granchio a questo punto sta zitto perché la rana e la cornacchia gli hanno rubato il verso. Il pesce ti urla dietro di tutto! Non saprai mai. La balena canta. L'uomo parla a vuoto. Parla a vuoto gli avvocati, parla a vuoto i costruttori, parla a vuoto i calciatori, anzi, poi possiamo proprio parlare. Vabbè, non c'era la rima, però, insomma. Vabbè, volete provare voi, scrivere il terzo del giorno prima, senza provare a dire quando, eh? Parlano a volte i progettisti, grandi opere stradali, parlano a volte i commensali delle leggi aziendali.
parla di macera aziendale. E gli imani? E gli imani fanno solo diversi. Ti ho messo un mese a imparare il gambo. Mi consenta. Parla proprio gli schiavisti che sono contro i dittatori, parla proprio i petrolieri che fanno affari con i dittatori. E adesso sono in difficoltà, lo dicevo anche prima, l'ho fatta prima. Perché adesso questo pezzo dovrebbero cantarle le due signorine. Se vuoi venire anche te, qua c'è il testo. C'è la rossa. Se vuole venire, c'è la rossa, c'è, ma anche la mora. In topless, però non me l'hanno. Se vuoi venire, spogliati. Parla di qualcosa. Evitiamo, va. Ma spogliati. Va bene. Sì, ciao. Niente, quindi vi beccate la mia voce da in solo. Falsetto. Gli animali fanno solo diversi. Miau. Questa era facile. Beh. Oh ragazzi, stiamo tranquilli che adesso iniziamo sulla focale del querele. E adesso c'è la parte seria, la parte lenta. Parlano vuoto il Parlamento, parlano vuoto i condannati, parlano insieme, ma che importa, adesso sono la stessa cosa. Parlano vuoto le galline, pagate come opinionisti, parlano vuoto anche i maiali che hanno espanto i giornalisti. Mi calmo, generalmente sono molto più tranquillo. E ora il gran finale. E gli animali veri? E gli animali veri, quelli sono diversi. Li sentite fare versi come cra cra, oppure cucù, oppure bra bra bra. Questo non so cos'è, ma avevo previsto di avere un microfono, e col microfono veniva una roba, e lo volevo fare, però è andato così. E insomma, loro sono innocenti, loro non ti vogliono fottere a tutti i costi, a parte i cani con sotto camera. Perché sono così. Certo, poi ci sono animali un po' meno innocenti, forse anche un po' più pericolosi. Per quelli, in nomine patris et filii benvenuti allo spettacolo. Allora, ci sono delle cose in televisione che mi fanno un po' incazzare, anzi mi facevano incazzare a dire la verità, perché io la televisione l'ho venduta 3 anni fa. L'ho venduta ad un amico, la televisione era nuova, il mio amico mi ha dato 50 euro. Bastardo. Insomma, quindi c'erano cose che mi facevano incazzare, ce n'erano alcune che mi facevano letteralmente imbestialire, ma ce n'era una, in particolare, che mi faceva girare le palle come il lungo bianco quando c'è la bora. I Teletubbies, no, non mi fanno incazzare, io non mi cazzo che non guardo i Teletubbies, mi fanno gridare anticristo! I Teletubbies, quanto coglioni colorati! Vabbè, mi calmo, veramente sono molto più tranquillo. Li avete sentiti parlare? Li avete sentiti? Avete sentito? Cosa hanno in testa i Teletubbies? Cosa hanno in testa i Teletubbies? È un pene, ovviamente. Sono quattro peni colorati,
Voi vi chiederete adesso, non ci spiegherà mica la forma dei quattro peni. Il primo, va bene, il primo è facile, perché il primo ce l'ha a punta, è abbastanza lungo, a parte le dimensioni che sono un po' fuori dal comune, però diciamo che essendo appunto un chiamo in qualche modo simbolo fallico dell'uomo, quindi niente speciale. Il secondo già ce l'ha un po' più birichino. Il secondo è un pene, allora ce l'ha appunto come il primo, e poi sopra ce n'è un altro. Però il secondo è rotondo. Praticamente, poi considerate che c'è la punta, no? Poi ne ha una, ne ha un altro qua davanti, no? È un dildo doppio. Sempre lì che, cioè praticamente doppio, mi detto qua così, guardate anche voi, se mai. Praticamente si mette, cioè c'è quello che si mette, vabbè noi lo sapete, magari qualcosa per anche. Il terzo invece, il terzo ha il cerchio in testa, è un anello vibrante. E poi il quarto invece, il quarto è quello che mi sta più simpatico di tutti. Il quarto ha il pene a forma di attaccapanni, si chiama Tinky Winky. E ce l'ha triangolare grande. Allora io ho pensato, però come fa a usare un pene triangolare così grande? Ho pensato, il quarto deve essere l'unico che se lo smonta. Lui se lo svita. Così. E se lo mette qua. Ok. E poi per accoppiarsi con l'altro Teletubbies, lo sapete che si accoppiano, cioè sono loro quattro, sono solo loro. Non vorrei sconvolgere nessuno. Ok, io lo so perché guardo le puntate di no. Io ho pensato che questo pene triangolare grande così ci vuole un certo movimento di anche, no? Una roba, questo qua è il movimento pelvico di cui mi parlavo prima. Proprio quello. Quindi lui tiene il quadro viene la zona pelvica. Sì, allora sì. Lui tiene il Teletubbies con le gambe aperte di qua, no? Cioè, quindi qua c'è la punta, la prima punta, lui cosa fa? Infila la prima punta, poi si gira e infila la seconda punta, e poi la fa girare. Vabbè, insomma, questo era per dire qual è il valore educativo di questo programma. Abbiamo detto prima, l'avete sentito parlare? Bella anche la sigla, perché viene fuori un sole, e scemo anche il sole. Inizia a dire. Ora, quanto tempo impieghiamo a insegnare i nostri figli a parlare? 6 mesi? Un anno, 2 anni? E in tutto questo tempo tu non fai altro che pensare ai progressi che ha fatto tuo figlio nel parlare. Quindi vai a lavorare, parli con i colleghi, ma non vedi l'ora di tornare a casa e capire tuo figlio cos'è riuscito a dire. Poi magari parli con tua moglie, tornate a casa, vedete il bambino dice mia mia, e tu sì, ha detto mia mia, perché per te è già tanto un progresso. Poi dopo un po' di tempo lo senti dire papà, e tu sì, e cazzo, ha detto mio figlio è un genio, ha detto proprio. E la moglie dice sì, vabbè, ha detto anche a mamma, però è un genio. E tu sei talmente convinto che sia un genio che ne parli con i tuoi colleghi al lavoro. Li chiami tutti alla macchinetta del caffè. Dici, ragazzi, mio figlio è un genio. Uno dei colleghi magari pensa, certo, un genio, l'ho fatto io con tua moglie. Il figlio ha detto papà, e io ve lo devo far sentire, per venire a casa ad ascoltarlo. Per forza, i colleghi fanno così. Tua moglie non invita i suoi colleghi, perché sente puzza di figura di merda. E tu inviti, quindi c'è questa tavolata, intanto il bambino ha fatto i progressi del papà, mamma dice anche papà, tornato dal papà, fa un po' di chiesa. Vabbè, insomma, c'è questa tavolata e immagino tu, no, tutto esaltato, loro parlano di tutto, a un certo punto fermi tutti, silenzio, il bambino a capo, il genio a capo tavola, il genio deve parlare, tutti stanno zitti, tua moglie vorrebbe sparire in quel momento e tu fai la domanda al genio sopravvalutando un attimino le sue capacità, dici, ah, dici Riccardino, non è per te, è un nome, l'ho scelto così, scusa, vabbè. Non sei tu, mi ha detto, dimmi Riccardino,
Spiegami bene la crisi della Grecia. Il bambino si alza. Il bambino guarda papà e mamma. Tu lo guardi. Ridono tutti. Grande risata, tranne il vero padre del bambino, che sta zitto. Ridono tutti e tu dici a Dio cosa è successo. Tu non sai. La babysitter di tuo figlio, cosa gli ha fatto vedere nell'ultimo mese? Ok? Allora tu guardi tua moglie guarda te, e tutte e due vi girate verso la televisione. E cosa stanno trasmettendo in quel preciso istante? Quattro peli colorati che insegnano i bambini a parlare. I Teletubbies! I Teletubbies! Io non posso agitarmi molto, però i Teletubbies loro ti insegnano a parlare. I Teletubbies ti insegnano a parlare. Questi qua sono i Teletubbies, guardate la faccina, è molto bello, guarda questo qua. Questo è un po' malandato perché lo picchio tutte le volte, però ho deciso di tenerlo perché rappresenta meglio la faccia, perché assomiglia poi anche a quelli di cui parlo dopo. Cuscino il mio. Questo qua è il primo Teletubbies, quello con la spada, l'ho già ucciso, perché l'ho già strappato. Il secondo Teletubbies è quello col dildo, quello posato ancora. Il terzo Teletubbies che voglio ammazzare è quello col cerchio, quello con l'anello vibrante. Anzi, no, ho sbagliato, per quello con l'anello vibrante. E tu, questo è il quarto. No, aspetta, per il quarto un'arma migliore. Questo è lo stop. Per quarto General Creek. Che è piccolino, ma fa molto più male. E poi dà particolare soddisfazione. Non so se avete mai picchiato qualcuno durante la constatazione di piedi. E tu ti chiamo minchi come minchia ti chiami! Generalmente sono molto più tranquillo. Va bene, insomma, la televisione insegna, i bambini imparano, la televisione insegna, e i bambini imparano, i bambini assorbono, hanno un cervello piccolo, ok, che assorbe informazioni, e questo cervello cresce, diventa sempre più grande, e diventa grande. Non a tutti, però. Ok, loro pensano, guardando la TV, che da grande dovranno esprimersi come gli attori di un posto al sole. Ce l'avete presente? Ti amo. Anch'io ti amo. Io ti amo di più. Anch'io ti amo, ma voglio la prova. Guarda che prova, te lo dico, sono espressivo, ti amo. No, voglio la prova più evidente. Scopatela! Ma che zì? Stai zitto! A parte che sfilendo sto pezzo ho immaginato due attori di un posto al sole che fanno sesso. Sono forti. Allora, lei sta lì con... lei... No, così è troppo sexy, fa così. Lei sta lì, lui va sopra. Al terzo A lui... Smetto di dormire, lei? Dov'è? Tira fuori per il tardis. Questa la capiscono tutti, insomma, è così. La televisione è fatta così. La televisione spiega delle cose che in realtà non sono molto comprensibili, perché per esempio i programmi di politica sono fatti per non essere capiti, mi rivolgo sempre al pubblico dei bambini, dei ragazzini, perché nei grandi invece capiamo tutto, no? Mm-hmm. Eh sì, perché io mi ricordo, io quando ero ragazzino, avevo 11 anni, scusate, bevo un po' d'acqua,
ovviamente pubblica. La gente pensa che questa sia parte recitata dello spettacolo. Decide 17, però l'ho trasformata. Allora, ci sono questi programmi che guardavo tipo 11 anni. Io guardavo sempre i programmi di politica, dei confronti politici, ok? Era il mio programma preferito. Beh, avevo 11 anni, il programma preferito non erano esattamente le tribune politiche. Io guardavo, non era raro. Io mi mettevo lì. Mia madre andava a dormire per il riposino pomeridiano, mi preparavo lì, chiudevo tutte le porte, prendevo una merendina a base di uovo, una bella bibita vicina a base di uovo, qualche di fazzoletto, e guardavo, non era Rai, però insomma, a parte le ragazze principali che sono state una decina, le altre, tutto il gruppo, sono state 90, 100 in totale? 100 ragazzi non è la RAI, le ho amate tutte, tutte. Ma ragazzi, non è colpa nostra, quell'età lì gli ormoni ci vengono fuori dagli occhi, cioè noi non capiamo niente, io parlo per il genere maschile, noi eravamo sopraffatti dagli ormoni, cioè mi volevi groppare la televisione, cioè non le ragazze di non è la RAI, la televisione, io prendo il cassettino, c'erano quelle di una volta quel cassettino con le rotelline, e volevo andare lì. La mia prima cotta l'ho presa per il mio divano. Il divano era lungo, in pelle, con tutte le fessoline. C'era una roba, ma non è colpa nostra, non è colpa nostra. Noi a quell'età lì scopriamo la cosa che illumina il nostro cammino, la masturbazione. E da quel giorno non riusciamo più a farlo meno. Poi adesso pensate, non ci racconterà mica la prima volta che sei masturbato. E invece sì. Voi ve la ricordate la prima masturbazione? La prima? Non capisco, anche il primo anno siamo tutti fermi così. Questa è la domanda vera, Roberto Vus pubblico. Voi ve la ricordate la prima masturbazione? Dai, alzate ste mani, dai, che c'è quello che la prendo. Lui su. Porca miseria. Voi non vi ricordate la prima masturbazione? Siete dei folli. Non ve la ricordate? Davvero? Non sto recitando, è vero? Però l'ultima sì. Non fate tante, quindi non mi ricordo più bene. Però la prima come si fa a dimenticare? Io avevo 11 anni e c'era un nostro amico in cortile, era un ragazzo più grande di noi, aveva 14, si chiamava Giuseppe. E a 14 anni era già un uomo, perché la differenza in quegli anni lì è forte. E mi ricordo che un pomeriggio ci porta in cortile una cosa, un giornaletto porno, ok? E me lo fa vedere. No, io guardo, ora voi immaginate un ragazzino di 11 anni, sì, le piccole visite le avevo già fatte, però non mi ero spinto oltre, cioè voglio dire, non è che facevo il ginecologo, sai, con le amichette e tutto, però ancora non avevo capito bene il meccanismo. E allora io guardo questa immagine, pensate a un ragazzino che non ha ancora studiato anatomia a scuola scienze. Gli sta bucando la pancia. Cos'è sta cosa? E il mio amico mi spiega cos'è quella cosa. Io non avevo bene inteso quante uscite di sicurezza c'erano, non avevo ben capito la cosa. Insomma, dico, ma cosa serve sta roba? Giuseppe dice, cos'è sta roba? Mi fa schifo, cosa serve? Serve per farti una sega. Ah, vuol dire, non se ne va. E io dicevo, ma io perché mi devo tirare i pugni in pancia mentre non mi fa? Non capisco questa cosa, è terribile. Poi me la spiega bene, e allora provo. Chiude le porte, avevo un antibagno e due bagni. Chiuda l'antibagno, chiudo i due bagni e apro i rubinetti del bagno. I maschietti questa cosa la sanno e se negate
me la prendo a morte. Perché noi quando andiamo, diciamo, queste cose qua, apriamo il binetto e prendo a scondere il rumore. Quindi apri quello della vasca da bagno, apri quello del bidet, apri quello del lavabo e chi ha il passo rapido del water apre anche quello. Sicurezza, sì. Allora, mi ricordo, apro tutto, qui comincio. Però così. Ma non in faccia, cioè. Movimento è grosso perché è un spiace, non è una dimensione che ha. Un'ora dopo? Probabilmente ero blu. Arriva mia madre che bussa. Robertino! Cosa stai facendo? Un'ora che si bagno? Io sto facendo la cacca! Ma è un'ora che si bagno! Non mi viene! Ho chiuso bene, stavolta anche la porta davanti bagno a chiave, così lei non poteva venire di nascosto a sentire, a parte che avrebbe sentito i lavandini qui. Però il mio amico non mi aveva spiegato il meccanismo vero, mi ha spiegato quello meccanico, ma si era dimenticato di dirmi che avrei dovuto pensare a una situazione erotica. Allora improvvisamente, all'improvviso mi è venuto in mente, ricordo una ragazzina di terza che era già stata bocciata, quindi era di quarta, dice di prima superiore, sarebbe stata, di cui mi ero vagamente innamorato. Innamorato è una parola grossa, diciamo che aveva delle belle tette. Quindi io pensavo a lei, e improvvisamente il meccanismo si è sciolto. E appunto ho sentito il prurito, come un... no, le farfalle nello stomaco no, non sono mie. Come un... non lo so spiegare. A un certo punto... E da quel giorno, ragazzi, è stata una masturbazione. Io ho fatto il conto per questo spettacolo. Ho 33 anni, ne avevo 11, sono 22 anni. 365 giorni all'anno... Ma perché ne facciamo uno al giorno? Cioè, le ragazze mi dicono, ma quando sei insieme a me lui non si masturba. No, ragazzi. Noi ci masturbiamo soprattutto quando siamo in coppia. Perché così noi comunque, anche se abbiamo già appena dato, noi lo vogliamo fare, vogliamo provare lo stesso. Cioè, la media non dobbiamo mai saltarla, perché ci fa male saltare la media, perché dici a solo. A parte che se salti poi viene ancora meglio il giorno dopo. Sono 8.000 masturbazioni fino ad oggi, le ho contate, io ormai sono un esperto. Vabbè, allora, lunga digressione sul sesso, si parlava però della politica. Quindi programmi in politica che non vengono capiti, perché in realtà è così che vogliono quelli della TV. Voi avete presente i dibattiti politici, qual è il trucco per non far capire le cose? Il trucco è questo: il giornalista fa una domanda precisa su un argomento, il politico la prende larga, ma larga. Il politico avversario a cosa risponde? Agli altri argomenti. Dice: no, non è vero, perché quella cosa lì. E si perde totalmente il senso della discussione. Era così. Ora, io avrei pensato a un programma politico, un dibattito politico molto pacato, fatto da me, ok? Dove il programma si chiama Il Fustigatore, dove praticamente io invito dei politici a coppie, cioè un politico e l'altro della fazione opposta. Faccio una domanda, politico qua, vengono messi lì all'inizio, legati le mani con un filo d'acciaio e in ginocchio e un filo di collo. Quando io ne chiamo uno, vengono due vestioni, lo slegano e lo mettono qua davanti a me in ginocchio sempre, però lo slegano e anche qua si può parlare. E io gli faccio una domanda, sulla base di quello che mi risponde, reagisco come un buon giornalista dovrebbe fare. Ok? Facciamo un esempio.
Signori, signori, buonasera, benvenuti al Fustigatone. Questa sera parliamo dei giovani d'oggi e dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani d'oggi. Argomento ben preciso, ok? Abbiamo come ospiti, vediamo i più simpatici. Nichi Vendola, Sinistra Ecologia Libertà, Maurizio Lupi, Popolo della Libertà. Lì, Slegate Vendola, lo slegano e me lo mettono qua, in ginocchio. Questo qui è Vendola. Okay. E io lo guardo e gli dico: Nichi Vendola, qual è la tua idea per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro? Che proposte hai? Risposta di Nichi Vendola. Ma io penso che questo oscurantismo medievale, che denota un cannibalismo di queste destre italiane che vogliono occultare il fiore della democrazia che portano questi giovani nel cuore, anzi nel cuore, nel cuore, che vogliono... Nichi Vendola, mi dispiace, risposta sbagliata. Lui per terra, e boccheggia nel suo sangue, tipo quelli dei sensi innocenti con la vista con la faccia che ha ancora il goccino di sangue. Però Nichi Vendola è ancora vivo. E allora sono un uomo. Ti voglio dare l'ultima possibilità. Nichi Vendola, ti do l'ultima possibilità. Allora, eccolo qua, però bisogna uscire. Tu sei in Parlamento dal 1992. In tutti questi anni hai mai proposto una legge a nome tuo per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro? Hai proposto qualcosa a nome tuo? Hai proposta una? Nessuna! Nichi Vendola, mi dispiace, seconda risposta sbagliata. Morto. Portate Vendola il cadavere ai cani, via. Ma mi sono lupi. Disperato, io un po' vito. No, Maurizio Lupi muore a primo colpo. Perché il mio cervello è un po' più piccolo e non ammortizza bene i colpi. Oh, vi piace? Così va bene? Sì. Hanno, sono bloccati, hanno dei blocchi. Sì! Sì, adesso. Che bello, vai! Okay, grazie, Riccardo, grazie. Beh, io ho provato a immaginare. Allora, come si può spiegare la politica ai ragazzi, ai ragazzini, ai bambini anzi, in modo che crescano e sono un po' più accorti? È buona. E allora ho pensato a un insegnante, anche un preside anzi, che va in quinta elementare e spiega ai bambini cos'è la politica. Adesso voi avete bisogno, cioè io ho bisogno di voi adesso, cioè di te, sei da sola. Quando io dirò, piacere, bambini, silenzio, oggi il preside ci spiega la politica. Quando dirò, buongiorno bambini. Buongiorno. Buongiorno signor preside. Ah, signor preside. Non è difficile. Ce la posso fare. Signor preside. Un attimo, io faccio già la cameriera, la cameraman. La cameriera. La cameriera. Lei fa già la cameriera. Vabbè, buongiorno signor preside. Sì. Ok? L'italiano lo so. Bambini, silenzio. Il preside ci spiega cos'è la politica. Il preside arriva. Buongiorno, buongiorno signor preside. Ah, oh, non ho detto buongiorno bambini. Ah. Una ne devi dire. Aspetta, rifa. Bambino entra. Bambini, preside entra. Pensa se questa fosse la diretta. La diretta. La diretta. Uè, ciccetti. Buongiorno bambini. Buongiorno signor preside.
Comodi, comodi, comodi. Sedetevi pure, mi ha detto la maestra. Oggi vi spiego cos'è la politica, così un domani voi sarete un po' più contenti. Signor Preside, mio papà dice sempre che la politica tutto attaccato, eh? Immaginate i bambini, penso che sia una cosa intera. Mio papà dice sempre che la politica vuol dire che loro mangiano il crudo di Parma e non la mortadella, è vero? Beh, in che senso? Signor Preside, mia mamma invece dice che la politica è quando quelli vanno in televisione e urlano e litigano e noi li paghiamo, ma poi quando escono dal divano a mangiare insieme si danno i bacini nella bocca, è vero? Ecco. Signor Preside, ha detto mio nonno che la politica non serve più a niente. Questo è il bambino. Non serve più a niente. E allora se non serve più a niente, perché loro mangiano il crudo di Parma e noi la mortadella? Non possiamo fare il contrario? E poi volevo chiedere, dove si butta la politica quando finisce? Dunque la politica non finisce, sapete, perché c'è sempre qualcuno nuovo che la fa, quindi si riforma ogni 4 o 5 anni, dipende dal politico di politica. Ma, no, signor Preside, si riforma nuovo tutte le volte o è sempre la stessa? Diciamo che dovrebbe essere sempre nuova tutte le volte, ma... Ecco, capita che rinasca con una forma nuova, ma fatta dalle stesse persone. Ah, ho capito, insomma, ho capito, è come il serpente. Questo è quello che guarda i Teletubbies. Ah, ho capito, è come il serpente, l'abbiamo studiato ieri. Il serpente ogni tanto cambia la pelle e lascia una pelle tutta intera. Che sembra un serpente morto, ma lui ci è scivolato via di nascosto ed è nuovo e fa sempre così perché così nessuno lo riconosce. Sì, beh, forse il paragone è un po' strano, però più o meno funziona così. Ma signor Preside, ma sai che la politica diventa sempre nuova, ma scivola di nascosto e lascia la pelle che sembra la politica morta? Tutti quelli che vediamo alla televisione chi sono? Quelli della politica che è scivolata via? O quelli della politica morta? Ecco, non è facile spiegarmi. Signor Preside, scusi. Il Preside cominciava a sudare. Dimmi, Paolino. Io non ho capito bene che animale è questa la politica. Si mangia il crudo e ci lascia la mortadella. Urlano in televisione ma poi si danno i bacini nella bocca. Lascia tutta la pelle morta con i serpenti, ma non possiamo buttarla via perché in realtà non può morire. Ma scusi, ma chi l'ha inventata? Ecco, l'abbiamo inventata noi. Che bello, yuppi! Perché che bello, Paulino? Se l'abbiamo inventata noi e fa così schifo, allora possiamo cambiarla. Il preside guarda la maestra. La maestra abbassò gli occhi al pavimento a cercare risposte. Il preside posò lo sguardo sui bambini, ma davanti a quegli occhi grandi e innocenti che aspettavano una risposta all'ultima illuminante affermazione del compagno Paolino, rimase anche egli in silenzio. Tutti erano in silenzio. Passarono i 20 secondi più lunghi della vita del preside. Ma a un certo punto, come una dea che corre in soccorso alle richieste di aiuto più disperate, suonò la campanella dell'intervallo. I bambini uscirono in corridoio a giocare e a mangiare le loro merendine. Il preside tirò un sospiro di sollievo e si asciugò la fronte col fazzoletto tirato fuori dal taschino della giacca. Poi, infuriato, lanciò uno sguardo severo verso la maestra che aveva ancora la testa per terra cercando.
e con tono brusco e autoritario le rovesciò addosso tutta la sua frustrazione in un unico, stupido commento. La prossima volta vengo a spiegare la geografia, è chiaro? Allora, favole ci raccontano favole. La televisione ci racconta favole, ma ci raccontano un po' tutti favole. Favole. Amore. Patria. Regione. Lo dico due volte. Regione. Sì, una delle favole più interessanti del nostro tempo, del nostro tempo intendo dire dall'anno 2000 è quella del lavoro. Perché dal 2000 in poi, mi riferisco a questo periodo, prima vi è piaciuto fottervi tutto e lasciarci le briciole, vi è piaciuto votare DC, PSI, PLI, Radicali, e dopo vi è piaciuto votare Forza Italia, l'Unione. Sentite come sono belle, l'Unione, sembra che sia l'unità, l'Unione, il pianeta, sembra uno di quei pianetini quando tu leggi Focus, no? E leggi che hanno trovato un pianetino nuovo? Cioè, hanno trovato, cazzo, un pianetino nuovo, il pianeta Unione, è lontano nel nostro sistema solare, ma è lì, piccolino, lui gira, non hanno ancora capito a cosa serve, lui dice, ma tanto non influenza il moto degli altri pianeti, perché ha chiamato Unione. Insomma, vi è piaciuto, e noi avete lasciato briciole. Perché dai, un lavoro a 3, 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi. Sono briciole. Tu mi stai prendendo per il culo. Perché io faccio in tempo a imparare quel lavoro. Io faccio in tempo a conoscere i colleghi, a farmi rispettare dai colleghi. Faccio in tempo a conoscere anche il capo, a farmi rispettare dal capo e anche io. Faccio in tempo a imparare veramente quel lavoro lì. Paff! Devo cambiare azienda. E io ne ho cambiate 22 in 15 anni. Noto gli sguardi di terrore della gente. È vero, è vero. Ogni tanto vado un po' in confusione perché la mattina mi vesto. Allora parto e dico: ah, la tazza della donna era dall'altra parte. Non ero là, ero dall'altra parte. Quindi ricambio perché dico: lì non vanno le scarpe da ginnastica, dovevo vestirmi bene. Ah, la tazza della donna, la roba c'era nel camerino. Cioè, insomma, sono un po' in confusione. E voi però penserete, vabbè, comunque saranno briciole, però cosa importa, basta che mangi. Mangi le briciole. E voi pensate che noi possiamo mangiare le briciole per il solo fatto di avere fame? No. Noi dobbiamo essere ascoltati, selezionati, provati, visti da capo e forse eventualmente assunti. Forse. Allora penserete, va bene, comunque c'è questo processo, quindi chi fa tutta questa roba? Penserete il capo dell'azienda, che vi fa il colloquio di lavoro come si faceva una volta, dove il capo dell'azienda, che lavorava lì da 30 anni, che conosce l'azienda, conosce i processi dell'azienda, parla con te, così capisce durante il colloquio se tu vai bene per quel lavoro lì e soprattutto te lo spiega bene, perché anche tu devi decidere se va bene quel lavoro lì, giusto? No. Allora penserete, noi veniamo selezionati da degli esperti che vengono pagati dalle aziende che hanno studiato in tutta Europa, che conoscono la psicologia del lavoratore e che quindi hanno le capacità di capire un colpo se tu vai bene per quel lavoro. Noi veniamo selezionati dalle agenzie. Interianali, dovrebbe da chiamarle. Sì. Chi non conosce? No, tanto lo devo usare dopo lo uso, l'agenzia interinale. Le agenzie interinali sono questi posti malefici per chi non li conosce, dove tu entri e la prima cosa che ti chiedono è di compilare un modulo. No,
sono venuto a chiedere un'informazione. No, devo compilare il modulo. Scusa, io sono venuto a chiedere un'informazione. Devo compilare il modulo. Devo compilare il modulo. Io non sono venuto a compilare un modulo! Io voglio chiedere solo una cazzo di informazione! Qualche volta entro così. E se non ci sentire in altri ci voleva bene. No, non fate un faccio sempre più. Allora, voi pensate alla scena, no? Questo qua è un poveretto che... Allora, io sono fuori dall'agenzia interinale, ok? Quindi c'è una vetrina e davanti c'è un poveretto in coda che sta compilando un moto. Ok? Allora io entro... Sfondo la porta, entro! Voglio un'informazione! E tu me la darai! E la ragazza mi dice... No, ma scusi, ma prima c'era quello lì! Morto! Sangue dappertutto. Pezzetto di cervello che scende dalla vetrina. Voglio un'informazione! E non voglio compilare nessun cazzo di modulo. Eh? Che dite? Me la dà l'informazione così? E magari mi viene. E allora sono così. Devi compilare un modulo. Ti chiedono di compilare il modulo. Ma oltre a compilare il modulo, ti chiedono anche il curriculum. Perché mi chiedi il curriculum se poi non lo leggi? Perché non lo leggono, quello di cui è scientifico, non lo leggono. Per quale cazzo di motivo? Ti dovrebbero chiamare per proporti tutte le volte un lavoro che non c'entra niente con te. Tu guardi un annuncio dell'agenzia ed è talmente perfetto per te che corrisponde al tuo curriculum, sembra il tuo curriculum fotocopiato. E dici, mi chiameranno per questo? No, loro ti chiamano per tutt'altro. Questa è la telefonata tipo. Rispondo, cellulare. Signor Dinza, abbiamo... parentesi. Ok, parentesi. Ci sta la parentesi sul mio cognome. Io mi chiamo Dizia. Dizia. Uno lo legge la prima volta, può sbagliare l'accento, dire Dizia. Però te lo dico, te lo spiego, dico Dizia. Perché mi chiamo Dinza da 15 anni? Ancora l'altro giorno, nuova da aggiungere allo spettacolo, battuta nuova. L'altro giorno al centro per l'impiego, questo ve lo giuro, non posso dire quale, per centro per l'impiego di credo. La signorina segna il mio cognome e io gli ho fatto lo spelling, perché ormai faccio così anche il telefono, ok? Domodossola, apostrofo, Imola, Zara, Zara, Imola, Ancona. Telefonata tipo, signor Dizza, abbiamo un lavoro per lei. Va bene. Cosa? Lei è geometra? Sì, sono un geometra. Ha proprio diplomato geometra? No, faccio il geometra. In realtà sono un pesce vetro, però ogni tanto disegno, mi piace. Ho diplomato geometra. Ah bene, abbiamo un lavoro come ingegnere elettromeccanico. Vuole io leggo anche. Faccio anche tutti i chilometri, però io non ho competenze come ingegnere elettromeccanico. Signor Dizza, c'è crisi, quindi si deve adeguare, qualsiasi lavoro che proponiamo lo deve prendere. E allora cosa cazzo non chiede a fare il curriculum? Cosa non chiede a fare? Me lo dici, Dizza! Abbiamo questo lavoro per te! Io lascio solo il cellulare, mi chiamano, abbiamo questo lavoro per te e io lo accetto, lo prendo subito, vado subito. Ma è una questione di onestà. È una questione di onestà. Ok? Poi ti dicono sì, e poi ti richiamiamo, le faremo sapere. Perché questa frase, le faremo sapere, io proporrei un decreto legge per annullare la frase, le faremo sapere. È un quadro per favore, comunque diciamo. Ok. Allora, perché non è vero che chiamano? Non chiamano! Mai! Potete essere iscritti a 5, 15, 18 agenzie interinali in tutta la provincia di Cremona e aspettare un anno e mezzo senza che nessuno vi chiami. Non chiamano mai. Cosa cazzo ve ne fate del mio curriculum? Lo usate come tampas? Cosa non ci fate gli aeroplanini? Cosa ne fate? Cioè accendete i barbecue? Cosa ne fate? Io lo voglio sapere. Questo ve lo voglio raccontare nell'episodio.
Non volevo fare il nome di agenzie interinali, però finalmente posso sfogarmi in diretta, pubblicamente, l'altra volta in piazza a Cremona, che hanno fatto milioni di persone per me. Allora, ad Ecco di Paullo, ancora Domodossola, Empoli, Como, Tolero, Como, tanto. Ad Ecco di Paullo. Almeno per me la segna arriva, mi arriva giusto. Scusa, ma io non l'ho capito, Non l'ho capito. Raga, ad Ecco di Paullo. Insomma, mi chiamo, vado, gli faccio il colloquio. Ma poi io arrivo, vedo queste signorine. Avete fatto caso che se sono tutte uguali? Cioè, loro hanno questa camicina bianca. Sono anche delle personcine, sono anche carine. Cioè, vengono lì. Il pantalone nero o blu, a righe, agghiacciante. E loro vengono qua nelle scarpe, cioè loro ho visto, anche se porto le 38, mettono la 43 lo stesso. Allora, queste scarpe di ceramica, laccate di nero, loro ti arrivano così, no? Anzi no, oscuramente, uno indietro, arrivano così, e si siedono davanti, uno sguardo assente, della serie... Se mi fai domande al di là della mia competenza vado in panico totale. Cazzo, appena di scritto la Germini. Insomma, vado lì a Paolo, faccio un colloquio, faccio il colloquio, alla fine del colloquio mi dice, vabbè, lo faremo sapere, solita frase, vabbè. Passano 8 mesi. Nel frattempo uno come vive, gli studenti, ok? Vabbè, mi chiamano. Signor Dizza, la becco di Paullo. Sangue. Sì, mi dica, puoi venire qua domani? Poi è bello che non ti chiamo mai, no? Poi ti chiami tipo, puoi venire qua tra 2 ore? Adesso sui piedi. Va bene, bevo. Facciamo molto caldo, non ricordo se era luglio o agosto. Faccio tutti i chilometri, in mezzi pubblici. Poi chi non lo sa, deve capire che per un colloquio da 10 minuti, un quarto d'ora si perdono 4 ore, quando va bene. Insomma, arrivo lì e mi rendo conto che c'è qualcosa che non va sin dall'inizio. Perché appena entro in agenzia, la signorina mi dà in mano un modulo da compilare. Io penso, perché devo compilare il modulo? Cioè, vabbè, lo compilo, basta che mi dato un lavoro, non sono facendo tutto bene. Arriva quella lì di 8 mesi prima, ci sediamo e mi guarda. Allora, signor Pizza, ci parli un po' di lei. Come, scusi? Ci parli un po' di lei. Perché mi devo parlare un po' di lei? Abbiamo ricevuto il suo curriculum l'altro giorno, volevamo conoscere meglio. Come volevate conoscere meglio? Ma io non sono qua per il colloquio che abbiamo fatto 8 mesi fa. No, signor Tizza, questo è incontro conoscitivo. Ma come questo incontro? Quello che 8 mesi fa cos'era? Betting! Cioè, ma come incontro conoscitivo? Ma che cazzo di volte mi vuoi conoscere? Sono sempre io! No, ma signor Tizza, non si cazzo, mi chiamo Tizia! No, ma guarda, forse c'è stato un errore. No, non c'è stato un errore. Sì, forse poi hai detto un'altra cazzo. Io potevo andare via senza fare niente. Volevo andare via senza fare niente. Poi ha aperto ancora bocca. Perché lì, già, la cazzata l'avevo detta, poteva stare zitta. Mi guarda e mi dice, no, guardi, ci deve essere stato un errore, signor Tizza. Io vedo le sue carte, non ci sono qua. Probabilmente lei 8 mesi fa ha fatto un colloquio con la mia collega, che poi si è licenziata. No, brutta stronza, non era la tua collega, eri tu. Io mi ricordo di te, eri tu, e io mi chiamo Tizia. Deve cadere questo qua, non ho citato una parte. E insomma, loro hanno un'umanità pazzesca. Poi mi piace che chiedono l'inglese. Allora, se sei inglese, perché mi chiedi se sono inglese? Se poi mi trovi un lavoro da schiavo d'ufficio? Eh?
Ma cosa mi serve l'inglese? Il capo mi dice, ehi, vai a fare la fotocopia, e io, yes, right away. Dobbiamo togliere la soddisfazione qualche volta, lo dico e non lo nego di rispondere, così. Lei lo sa l'inglese? Sì? Sì. Perché ultimamente guardo i film in lingua originale. Ah, brava signor Pizza. E che film guarda? Guardo i film a sera tardi. I film originali. Artistici, ecco. Ah, che bello! E se inizia ci dica qualche frase in inglese? Sì, certo. Allora, yes, I want to lick your clit. I'm coming on your feet. Do you like my big cock? Wow, siccome loro non sanno l'inglese. Wow, se inizia come parla bene l'inglese. Adesso mi è a caso lo faccio anche io. Vabbè, insomma, loro sono così. E poi quello che mi stupisce è l'umanità che hanno queste persone, un'umanità del tutto particolare. C'è una persona che conosco che ha un'invalidità, appartiene a categorie protette, e va in quest'altra agenzia, di cui ormai sono costretto a fare il nome, perché ho fatto la prima, quindi Man at Work di Crema, belli questi nomi, Man at Work, uomini al lavoro. Quale lavoro? Dovrebbero intitolarsi? Man at home. Uomini a casa a farsi le pippe in attesa che arrivi un lavoro. Ok? Va lì e gli dice la tizia, lo guarda e dice: sì, abbiamo bisogno per questa azienda cliente una categoria protetta. E lui dice: sì, io tengo la categoria protetta, ho l'invalidità, però è invalidità particolare, cioè quando non ho niente io sto bene, nel senso. Sono attivo. Ma sa, è importante che le stia bene perché l'azienda vuole una persona che abbia un'invalidità non invalidante. Che cos'è esattamente un'invalidità non invalidante? Forse tu strozza guarda l'italità, mister piccolo, io non imparo bene l'italiano perché invalidità vuol dire che è invalidante, eh? Ma il mio amico era buono, perché io sarei entrato così, eh? Se mi avessero detto, lei non ha una malattia, però devi essere non invalidante, spina dorsale rotta, lei per terra così, allora dimmi, cos'è adesso la tua invalidità, è invalidante o no? Va bene, dai, la società è così. La società è così, ti inculcano delle idee, ti inculcano queste, che è meglio da dirti delle favole da piccolo, perché quando sei grande le favole le abbandoni, perché sai che sono favole. No, ti si inculcano delle idee, anzi peggio, ti si inculcano delle verità, inculcano delle verità, inculcano, già il verbo di per sé non è di buon auspicio, inculcano vuol dire te ne mettono nel, ok, sin da piccoli, ed è così, e la società è come se fosse un'arena dove sta avvenendo una corrida, dove datori di lavoro, politici, tutto quello che abbiamo detto prima, in pratica come se fosse un matador e voi siete il toro. Io ho provato a pensare cosa potrebbe voler dire partecipare a una corrida che piace a tutti da una parte del toro. La bestia fu libera di correre, ma rimase ferma, sotto lo sguardo incredulo di tutti i presenti. Agitato e convulso, fu il richiamo del disperato matador che riecheggiava sotto il sole cocente. Matador, acca! Null'altro si muoveva nell'arena se non il manto rosso del carnefice. La bestia lo guardava con lo sguardo fisso,
sbuffando aria umida e calda dal possente naso. Povero, piccolo uomo, morirò per te, a costo che tu la smetta di pronunciare quelle inutili frasi. La tua voce è un insulto per le mie orecchie. La tua spada nascosta è un insulto per la mia intelligenza. I tuoi gesti sono un insulto per la tua intelligenza. E questa arena è un insulto al creatore dei miei corpi e alla madre terra. Vuoi uccidermi, è vero? Sei davvero convinto della tua superiorità? Ma non ti rendi conto che basterebbe un mio piccolo accenno di furosa rabbia per trafiggerti e lanciarti come fossi un piccolo bastone? Sei davvero convinto che sarai tu ad uccidere me? Ma non hai ancora capito che sono io a trafiggermi con la tua spada. Io, stanco di vivere in catene, io stanco di essere insultato e deriso, io stanco di perdere i miei compagni, io stanco di essere stanco. Io trovo la morte nella tua bieca ignoranza, io decido il momento esatto, io decido il punto del mio corpo da sacrificare, io decido di versare sangue sulla rossa terra. Io pongo fine alla mia vita, non tu. E ora, povero piccolo uomo, sii pronto ad esultare. Affidami gli acclami e frena l'impulso del tuo cuore. Sii spietato. Cinque crudele, fendi bene i tuoi colpi e goditi il plauso del pubblico maestrato. E ora, poveri piccoli uomini, siate pronti a urlare, a bere sangue caldo e mangiare carne viva. Siate pronti a starnazzare come papere e a ridere come iene. Siate pronti a versare lacrime di ipocrita umanità. E ora, madre terra, attendi in mono e sopra te verso il mio sangue. E ora, creatore di ogni cosa, a te ritorno e dentro te vengo a riposare. E ora, Matador, la mia carica sarà furiosa e la polvere s'alzerà fino al cielo. Vengo sì a morire, ma se non mi ucciderai il primo colpo, attento, Matador, perché assaggerai il dolore e morte. Quando le mie corna ti trafiggeranno lentamente e la forza del mio collo lancerà il tuo stupido e insignificante corpo verso il sole. Il sole, come bello. Mi accarezza un muso. Mi ricordo Pasquale, lontano. Ah! Povero piccolo uomo. Hai colpito, ma non hai ferito a morte. Prova ancora, e ancora, e ancora. Questo è il mio sangue. E smettila di urlare, sciocca creatura. Non vedi che mi hai ucciso. Irritata la tua voce, mi stordisce. Ah! Ah, uomo inutile, i tuoi colpi sono sempre più indecisi. La tua forza viene meno. Ah! Sbagliato ancora. Hai mancato il cuore. Ho freddo. Non ti sento più. Finalmente taci. Finalmente anche le iene tacciono. Che succede? Dove sei finito, stupido uomo? Sei scappato. Il sole. Adesso mi sento, sì, il mio muso adesso è asciutto. Mi ricordo pascoli lontani. Mi ricordo pascoli lontani. Mi ricordo pascoli. E vabbè, allora, detto che la società è come...